Allora, tutto bene, abbiamo visto, diciamo, gli aspetti positivi, però io devo fare il mio mestiere, per cui facendo il giornalista devo fare delle domande sulle difficoltà oggettive, d'accordo? Allora, noi oggi viviamo, e lo chiedo ai miei interlocutori, una fase dove l'informazione naviga sostanzialmente, ha delle dinamiche autonome, dove però abbiamo degli esempi che sono di informazione negativa che si autoalimenta. Faccio due o tre esempi che sicuramente conoscerete. Allora, in base a un servizio delle Iene, al laboratorio del Gran Sasso rischia di essere formato un esperimento internazionale di eccellenza, d'accordo, perché è stato definito un esperimento nucleare, d'accordo? Allora, e parliamo di televisione mainstream, non di Facebook, eh? In base a questo servizio, il Consiglio regionale dell'Abruzzo all'unanimità ha chiesto ai laboratori di fisica nucleare sotto al Gran Sasso, abbiamo un laboratorio che è unico al mondo, detto tra parentesi, sia per il posizionamento e per la potenzialità di ricerca che ha, perché è l'unico al mondo sotto una montagna, d'accordo? Per cui non ha influenze cosmiche da altro tipo, ed è che è un'eccellenza riconosciuta a livello internazionale, e per un servizio televisivo rischia di essere bloccato un esperimento di ricerca di base, perché si è definito nucleare, d'accordo? Eh? Che cosa è giornalismo e che cosa non è giornalismo? Allora, altro esempio, i sacchetti di plastica, d'accordo? Il processo catalizzatore dell'informazione dei sacchetti di plastica è stato un articolo giornalistico, d'accordo? Dove si metteva in evidenza che i 2 centesimi dei sacchetti di plastica andavano a un'amica di Renzi, e quello era, non mi ricordo se era Libero o l'altro, insomma, uno dei due, però quella era una cosa giornalistica, d'accordo? Che ha scatenato praticamente un inferno mediatico, facendo dimenticare che siamo la prima nazione al mondo che ha messo al bando i sacchetti di plastica nel 2011, in tempi non sospetti, d'accordo? Altro retrain classico, quello sui rifiuti. Ci fanno fare la differenziata, poi mischiano tutto. Passa in secondo piano il fatto che il comune di Milano insegna al comune di Berlino come si ricicla l'organico, d'accordo? Che è una verità, una notizia vera. Però il refrain classico sull'economia circolare è: che palle questa economia circolare, ci fanno fare la selezione dei rifiuti, a Milano ci danno pure le multe, poi tanto mischiano tutto e mandano tutto a incenerimento, d'accordo? L'ultima è di stamattina, perché stamattina ho aperto Facebook e ho trovato un cartello fatto da qualcuno del circuito antivaccinista che dice: da un lato 4 morti per morbillo, dall'altro 7.000 per infezioni. Come per dire, i 4 morti per morbillo sono una cavolata rispetto ai 7.000 per infezioni sanitarie, d'accordo? È vero che per infezioni sanitarie da resistenza microbica muoiono 7.000 persone l'anno, è verissimo, d'accordo? Ho fatto un'inchiesta per la Nuova Ecologia sull'argomento, però voglio dire, mettere assieme le due cose, e sono dinamiche diverse. Giustamente, la collega diceva che le Iene non sono di giornalismo, però voglio dire, che su reti nazionali vengano ospitati servizi di comunicazione di questo tipo qua, c'è confusione, certo. Però voglio dire, sì, no, poi fate un giro su questa cosa. Cioè, nel senso che poi l'utente finale
non lo sa che le Iene non sono giornalismo, oppure che la Barbara D'Urso non è una giornalista, d'accordo? Gli arriva un'informazione, punto. Cioè, voglio dire, il cittadino normale non è un tecnico. O noi decidiamo, come è stato detto stamattina, diamo il bollino blu di qualità, però poi dobbiamo stare anche attenti all'interno della nostra categoria anche a ritirarlo a chi fa pessima informazione. Per cui a dire a un collega: caro collega, tu hai avuto il bollino blu per 2 anni, hai fatto 3 cazzate di seguito, il bollino blu adesso non ce l'hai più, per cui sono cavoli tuoi, d'accordo? E la nostra categoria non è molto pronta a fare ciò, diciamocelo francamente, d'accordo? Ecco, dai miei ospiti io vorrei sapere qualcosa di fronte a questo scenario di criticità, diciamo, come ci si rapportano. Cristina Corazza, che ci ha detto che ha avuto le Iene in Trisaia, la Trisaia è un laboratorio di ricerca nucleare, se non sbaglio, no? Sono dei vecchi impianti di ricerca nucleare, vecchio laboratorio, che adesso sono gestiti da Sogin. In realtà la Trisaia in Italia è un modello per tutto quello che è chimica verde, biomasse, sfruttamento green, diciamo, di questo tipo di fonti. E lavoriamo anche con Novamont, peraltro, che è, credo, l'azienda incriminata. Apro la parentesi. No, io ho comprato l'altro giorno in supermercato l'ananas e, come sempre, da sempre, metto lo scontrino sul... Sapete che l'ananas ci ha attaccato una specie di cosa, di una specie di talloncino, e ci ho messo lì lo scontrino. Mi hanno fatto pagare lo stesso il sacchetto. Allora, sì, ok. No, perché va aggiunto automaticamente, però se ci pensate questo non è particolarmente corretto. Se deve disincentivare il mio acquisto al sacchetto, io il sacchetto non lo acquisto, ma tu me lo fai pagare lo stesso. In verità, cioè, allora la Iena che è in me, nel senso giornalistico, ho chiamato le colleghe in agenzia dicendo: ma tu lo sai questa cosa, insomma... e non lo so, poi era sabato, non so se ci hanno lavorato, ma... E quindi è una scorretta applicazione di una legge. Sì, buonasera, volevo sapere, esistono i polidrossi alcanoati scoperti nel 26 da un francese, li ha presi una società italiana in provincia di Bologna, ci fa delle plastiche e dei biopolimeri, non i finti bio cerronisti eccetera, i bio di quella porcata delle Novamont che non regge, quindi meglio non prenderla. Il miglior disincentivo a prendere la busta è lo stesso Mater B. Enea o altre realtà hanno intenzione o hanno in cantiere dei progetti per darci delle buste green fatte con biopolimeri veri e che veramente siano adeguati allo scopo, oppure siamo costretti ad avere questo Mater B che non regge nulla? Grazie. Però scusa, a me sembrava che la discussione fosse adesso sulla comunicazione, sulla comunicazione, ed era in particolare sulle Iene. Allora, come giustamente la collega diceva, non sono giornalisti. Però se tu lavori in questo settore e fai comunque questo lavoro, devi tenere presente che poi devi gestire anche questo tipo di persone. Poi chi fa ormai il giornalista e non fa il giornalista, se poi la ricaduta finale è potenziata 1000 volte in più, no? Rispetto a Caprara avrà scritto 10.000 articoli meravigliosi sul centro del Gran Sasso, faccio l'esempio di dire Caprara perché è il presidente dei giornalisti scientifici, ma probabilmente in questa stanza ci sono tanti colleghi che hanno scritto delle cose meravigliose che vengono fatte nel laboratorio del Gran Sasso. Basta una trasmissione fatta nemmeno da giornalisti, appunto, per vanificarti 10 anni di eccellente comunicazione. No, noi come abbiamo fatto? Abbiamo saputo che le Iene si aggiravano lì attorno, in realtà nemmeno per una cosa che riguardava noi direttamente, ma che riguardava Sogin. Ci avevano chiesto di entrare, abbiamo provato a giocare la carta della trasparenza, di mettere tutto a disposizione, di spiegare. Oltretutto lì noi abbiamo un problema di inquinamento legato a un impianto chiuso da 20 anni che non era nemmeno nostro, dove hanno trovato adesso che inquina, lo stiamo smantellando e va bene. Purtroppo non è servito, perché anche lì addirittura sono passate delle cose, ma
addirittura delle cose di cui mi occupavo io negli anni 90, la valigetta nucleare, cioè cose, cioè una fantastoria. Che fare? Io a questo punto io alzo le braccia, perché quando ho fatto tutto, ti ho fatto venire, ti ho aperto le porte, ti ho dato le schede tecniche, ti ho fatto parlare con la massima trasparenza con tutti i miei ricercatori e con il capo della cosa, non posso più fare niente. Cioè, io ci ho provato. Detto questo, a parte le Iene, nella mia carriera per fare comunicazione scientifica ho lavorato anche col mago Casanova, per esempio. Non so se sapete il mago Casanova, avete presente? Ecco, il mago Casanova, no, io però posso dirvi una piccola cosa, quando era l'autorità per l'energia, il mago Casanova ci ha chiamato in causa perché a seguito di un cittadino che denunciava lo stacco della luce non nel rispetto dei termini previsti dalla regolazione. Ha sollevato un caso molto vero e noi abbiamo approfittato, abbiamo costretto il nostro direttore Mercati, quindi un super tecnico, un super ingegnere, uno che appunto gli algoritmi sono la sua vita, a fare una ripresa col mago Casanova, andare quindi il sabato sera, credo siano degli ascolti altissimi fanno su Canale 5, con la candela in mano, il mago che faceva l'esperimento, a promettere che l'autorità avrebbe fatto una regolazione che tutelava di più i consumatori che non pagavano la bolletta, cioè che sarebbe stato allungato a 15 giorni il periodo fra l'avvertimento e il momento in cui ti staccano la luce. Questo per dire che non è, cioè, secondo me, se tu vuoi fare arrivare a comunicare e a far arrivare dei messaggi, l'importante è sempre l'onestà di fondo, profonda, è il fatto di dire qualche cosa che possa interessare e che sia utile al tuo interlocutore, se no è inutile. Se non c'è un contenuto vero è inutile che comunichi, meglio stai zitto. Se fai questo puoi usare qualsiasi tipo di strumento, girano persino foto mie col gabibbo. Ebbene sì, perché era una campagna per i consumatori. Quindi questa è forse magari lo troverete scandalizzante, però io la vedo in questo modo. Prego, Corbetta. Io ho un bel esempio a proposito di temi di comunicazione. Un paio d'anni fa, o poco meno, un gruppo di investitori lombardi voleva installare a Pavia un impianto di pirolisi. Pirolisi vuol dire un trattamento sostanzialmente a media temperatura di un materiale organico in assenza o in forte carenza di ossigeno. A questo punto non avviene più la combustione perché non c'è l'ossigeno e avviene una scissione di materiali. Bene, e ci sono dei settori in cui questa pirolisi ha una lunga tradizione. Nel campo dei pneumatici fuori uso non c'è ancora stata applicazione, quindi siamo un po' agli inizi. Bene, questi imprenditori hanno avuto un'enormità di difficoltà in provincia di Pavia perché c'è stata una fortissima opposizione locale, quindi d'accordo gli enti pubblici, d'accordo i vari enti provinciali e regionali che devono rilasciare autorizzazioni, ma fortissima opposizione dei cittadini, una specie di no-tav, dove il sabato e la domenica i cittadini sfilavano. Noi siamo indipendenti da tutto questo, quindi non ne abbiamo né perso né guadagnato, ma è una reso conto di cosa è successo. Sfilavano il sabato e la domenica dicendo non portate il tumore in provincia di Pavia sulle colline d'Oltrepò. Allora, io sono stato invitato a un dibattito a Telepavia e a un certo punto questi rappresentanti della popolazione mi hanno detto ma senta un po', ma Ecopneus garantirebbe che l'impianto è a norma e che quindi può funzionare? E garantirebbe che nel corso del funzionamento rimane idoneo, non viene, come dire, rovinato da una cattiva manutenzione? Perché se ce lo diceste voi, potremmo anche rivedere un po' il nostro pensiero. E io ho detto, ma scusate un po', c'è Regione Lombardia, che con tutte le sue centinaia di tecnici, ARPA, ASL, Vigili del Fuoco, stanno esaminando il progetto per esprimere o no l'autorizzazione, figuriamoci se noi ci viene in mente di pronunciarci, non abbiamo le competenze, non abbiamo il ruolo, non abbiamo il mandato, non abbiamo proprio nulla per esprimerci. Se l'impianto sarà autorizzato lo useremo, se l'impianto non sarà autorizzato ovviamente non lo useremo. E la risposta è stata, sì, ma sa, se la Regione Lombardia o nei suoi vari articolazioni darà l'ok è perché sicuramente qualche alto funzionario ha preso una stecca, di voi ci fidiamo.
Allora, detto, grazie moltissimo di questo commento, appunto è finita. Allora, voglio dire che questa non credibilità di alcuni giornalisti, che io stesso come cittadino sento di avere, perché ogni tanto ho letto delle bufale incredibili, io per esempio ho visto degli articoli su Ecopneus dove il contenuto dell'articolo dice una cosa e il testo ne dice un'altra, il titolo ne dice un'altra. Lamentandomi con il giornalista, dice, ma io cosa c'entro col titolo? Il titolo fa il titolista, io sono il giornalista. Ecco, allora, finché rimangono queste cose, è chiaro che un cittadino esterno alla vostra professione è molto scettico su quello che poi va a leggere, a trovare di scritto. Ed è uno dei motivi per cui io dicevo, più si va alla fonte, forse si aiuta il cittadino a credere un po' di più. Quindi io penso che uno sforzo, io sto facendo un enorme sforzo di etica nel mio settore, perché il mondo dei rifiuti è forse peggio, ma peggio ancora. Chi si occupa di rifiuti rovina l'ambiente, prende tangenti, non paga le tasse, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, noi siamo un soggetto che di attività ne ha poca, ma governiamo 120 imprese in Italia che lavorano per nostro conto con dei contratti. Quindi noi ogni 3 anni facciamo le gare, assegniamo un lavoro. Bene, io sto cercando di bonificare almeno questo piccolo spicchio che si occupa dei rifiuti con una forte durezza, nel senso che io faccio fare controlli ogni settimana, ho degli ispettori che vanno sul posto a controllare chi lavora bene bene, chi non lavora bene ha un avvertimento, secondo avvertimento chiudiamo il contratto. E siccome rappresentiamo il 70% del mercato italiano, una nostra presa di posizione non è neutra. E chiaramente una posizione un po' dura mi posso prendere perché sono rapporti commerciali, quindi sono contratti che hanno quelle clausole, l'hanno firmato, l'hanno accettato, io la posso esercitare. Da questo punto di vista ho detto una volta a un magistrato che forse ho quasi un pelo più di vantaggio di lui, che invece deve sempre ricorrere a un percorso lungo. Però è chiaro che anche questo lo possiamo esercitare perché siamo credibili. Cioè, se io avessi scheletri negli armadi, comincerei a stare molto più prudente. Quindi il primo passo è non ho scheletri nell'armadio. Io posso parlare con qualunque rappresentante di forze dell'ordine, di magistratura, di ARPA, di ASL, anche in maniera un po' ruvida, perché non ho nulla da nascondere. Io potrò avere tanti errori in azienda, ma non abbiamo nulla di fare. Quindi questo è un primo requisito, essere sicuri di essere liberi di parlare o di non parlare, perché non c'è uno scheletro da nascondere. E seconda cosa, essere talmente credibili che quando si dice qualcosa, anche chi subisce un danno, perché se io chiudo un contratto provoco un danno all'azienda, quella torto collo se lo deve prendere, perché ho le prove di quello che dico e le sostengo. Quindi secondo me diciamo ripristinare i livelli di, io stamattina ero appunto in un altro convegno, io dicevo ripristinare i livelli di etica, che è ben oltre la legge, perché diceva ma rispettiamo la legge, ma rispettare la legge è niente, cioè l'asticella dell'obbligo di legge è bassissimo. Quello che noi dobbiamo ripristinare nei rapporti personali e soprattutto di aziende, visto che è il rapporto di etica, il rapporto con i fornitori, il rapporto con i dipendenti, il rapporto, ma che deve essere un rapporto non solo di concessione, cioè non è un'etica per dire allora tengo buoni tutti, no, è un'etica che dice c'è il bene e c'è il male. Io stamattina, alla presenza di rappresentanti altri del Ministero dell'Ambiente, dicevo che io continuo a essere stupito che dopo 8 anni di lavoro, che ho preso il Senato 8 anni fa, non è mai stata controllata una volta. Ma giriamo, muoviamo 250.000 tonnellate all'anno di rifiuto, le trasformiamo in quei famosi granuli, governiamo un centinaio di aziende sul territorio, giriamo 70 milioni di euro raccolti e ridati perché non c'è incameramento di utile. Ma è possibile che nessuno è mai venuto una volta a controllarci? Ho provato a dirlo a un colonnello della Guardia di Finanza, ho provato a dirlo a un generale dei Carabinieri, ho provato a dirlo all'ARPA Lombarda e tutti mi hanno detto, però insomma, state buono. Capito. Ecco, allora, la domanda è, un legislatore che non fa il controllo ha due enormi inconvenienti. Uno, che potrebbe avere dei soggetti che sgarrano e non rispettano le belle leggi che magari fa, quando sono belle. Ma soprattutto non ha feedback e non si rende conto di quello che sta succedendo sul territorio, perché il controllo ha anche una funzione
per chi lo esercita, di portare indietro degli aggiornamenti delle situazioni. Allora io penso che in ogni settore aziendale, adesso ho detto questo del mio, ma io penso che ogni settore abbia bisogno di una bonifica, perché mi imbatto in ottimi professori universitari, pochi e tante carciofi, che magari prendono i soldi per un contratto di ricerca e sviluppo e poi dopo fanno i viaggi in America per conto loro di turismo, mi imbatto in aziende che cercano lavoro e cercano subito il modo di non pagare le tasse, mi imbatto in... cioè, voglio dire, ogni settore della popolazione ha tante cose buone, ma tante altre non buone. E io penso che noi dobbiamo iniziare a bonificare settore per settore dall'interno, però, perché chi è all'interno forse può essere più veloce che un santo che dall'alto, chissà perché, decida di venire a risolvere i problemi di noi italiani. Io ho in mente che gli italiani siano distribuiti in una gaussiana, no? Pochi validi, bravi, competenti, eccetera, e poi uno zoccolo molto meno. Penso che ogni settore nostro sia così, ingegneri compresi, manager compresi. Io ho fatto 10 anni agli acquisti in Pirelli, compravo 4 miliardi di euro l'anno. Quando sentivo dire che i direttori acquisti sono tutti ladri che prendono il 3%, non mi faceva piacere, ma non potevo dire che non era vero, perché conoscevo gente, non alle mie dipendenze ovviamente, perché quelli li ho licenziati, che effettivamente approfittavano della posizione per prendere soldi. Allora la bonifica va fatta dall'interno. Velocissima, visto che l'algoritmo l'abbiamo tirato fuori e che se no gli organizzatori non sono contenti, la distanza tra i sacchetti e l'algoritmo non è così ampia, in realtà è molto coerente. Il cambiamento dell'algoritmo nasce proprio per migliorare la qualità della comunicazione, cioè l'algoritmo nasce per fermare tutti quei comportamenti scorretti da un punto di vista tecnico. Se poi ci riesca, o da parte di chi lo fa questo cambiamento, ci siano altri obiettivi, questo è un altro discorso. Ma effettivamente questi cambiamenti che ci sono ci imporranno di ragionare sulla qualità. Non è tanto la quantità, dicevamo, chi comunica poco forse perché nasconde qualche cosa. Io non sono tanto convinta. Penso che però oggi sempre di più sarà premiata la qualità. E per quanto riguarda i sacchetti, non è tanto l'algoritmo che ci deve aiutare, anche se io credo che lo farà, ma il nostro comportamento. Noi qua parliamo tutti da giornalisti, ma prima di tutto siamo lettori. Molto spesso non ci chiediamo se quello che leggiamo merita di essere innanzitutto condiviso e poi, perché lo facciamo dopo, se ci si può credere o no. Ecco, io penso che oltre all'algoritmo quello che ci viene chiesto è di rallentare e di prenderci dei tempi per la riflessione come giornalisti e come lettori. Se noi andiamo più a fondo della qualità di quello che leggiamo, ritorniamo a quello che diceva lui, perché alla fine l'impresa e il giornalismo sono una cosa molto simile, l'etica farà la differenza nel nostro lavoro. Posso solo una cosa per agganciarmi al fatto che le Iene siano giornalismo o no? Non entro nella questione o nel merito, però è un falso problema per me, chi fa il mio mestiere, ormai è un falso problema porsi la domanda. Se siano giornalisti o no, a me non interessa, perché la disintermediazione non è solo nei confronti dei giornalisti, ma è anche nei miei confronti, no? Io rappresento un'associazione di categoria, quindi è anche nei miei confronti. Allora il problema è che io, quando 10 anni fa ero un giornalista e sono andato dall'altra parte della barricata in un ufficio stampa, e quasi mi sono rilassato, no? Perché io prima come giornalista dovevo parlare al pubblico, e poi lo facevo per solo 24 ore, quindi non c'era un feedback, no? Se scrivo qualche cavolata, sì, solo 24 ore ti chiama l'imprenditore o l'avvocato di turno che ne sa più di te e ti sgrida, ma quando sono andato all'ufficio stampa mi sono rilassato, perché qui dovevo parlare con dei giornalisti. Allora ero un giornalista che parlava con i giornalisti, parlavo la stessa lingua, mi atteggiavo allo stesso modo e riuscivo, a volte pregando in ginocchio di non fare un certo titolo, così riuscivo a parlare la stessa lingua. Ora, chi fa il nostro ruolo di un'associazione come la nostra, complessa come la nostra, perché come vi dicevo prima, noi non siamo l'ufficio stampa di una persona, cioè del mio presidente, noi siamo l'ufficio stampa di 1200 imprese, io ho 1200 capi a cui fare riferimento, non è semplicissimo come mestiere,
è cambiato anche il modo, visto che sono andato sul digitale, io non parlo più col collega giornalista della Prappina o Giovannelli o col Corriere della Sera. Io parlo anche, magari nemmeno con le Iene, ma con chi sulla mia pagina Facebook, un signor, nessuno come ruolo, non come competenza, magari anche nessuno come competenze, mi dice che siccome l'olone è inquinato è colpa delle industrie. E invece io devo spiegare a quell'uomo che l'industria, quando manda l'acqua dentro il fiume, la pulisce prima. E invece lui che fa la lavatrice e butta nella fogna il residuo, la sua fognatura, il suo comune non la pulisce e quindi è lui che sta inquinando. Allora non mi cambia, cioè è cambiato veramente il paradigma del mio lavoro, del mio mestiere. E questo l'ha complicato, perché io non parlo un linguaggio, ne parlo tantissimi di linguaggi, devo parlare anche a quella persona lì, e quella persona, anche se dice una fesseria da un punto di vista scientifico, ha diritto a una mia risposta. Poi mi becco l'insulto magari, ma ha diritto alla mia risposta. Quello che dicevamo, la trasparenza. La trasparenza va bene, veramente adesso non... Questa è una posizione di parte, poche industrie hanno qualcosa da nascondere, che se ne dica. Però io devo convincere le persone, e devo convincere l'imprenditore a parlare, e non se l'imprenditore si dice no come, tanto io vado avanti a fare il mio mestiere, ma è un suo ruolo parlare a nome di tutti, perché se gli dicono che lui inquina e lui dice no, non è vero, però non lo dico, lui si ritira da una battaglia mediatica che deve combattere a vantaggio di tutti. E questo e io, che sono associazione, devo fargli capire questa differenza. Perché la differenza tra essere l'imprenditore solo o l'imprenditore che fa parte di un'associazione, di un sistema Confindustria. Cioè, questa è la differenza, questa è la mia sfida. E quindi tutto quello che è stato detto prima, cioè il sacchetto, a parte il sacchetto ve lo dico, a Varese noi non lo paghiamo, eh. Cioè, se io metto No, la questione diceva, se io prendo l'ananas e gli metto la cosa sull'ananas, io non pago in quel momento il sacchetto perché non l'ho preso, quindi magari noi siamo... E ha commesso paura di noi. Sì, probabilmente ha paura di noi, io pago solo se prendo il sacchetto perché devo dichiararlo alla cassa, si fidano e dico, quante ne hai presi? 5, e quindi si fidano. Però il problema è questo, no? La cosa del sacchetto ha scatenato la platea. Allora, io se parlo di economia circolare non scaldo i cuori, purtroppo, delle persone. Però ci sono molti argomenti che scaldano il cuore delle persone, che sono potenzialmente deleteri per le mie imprese, e io devo saper stare a quel gioco, e nonostante gli algoritmi, nonostante tutto quanto. Ed è veramente un cambio di paradigma, è un cambio di mestiere, veramente. E sono convinto che come si combatte questa cosa? Con la qualità dell'informazione, con l'approfondimento. Purtroppo non c'è non penso ci sia il tempo, però sarebbe bello vedere come facciamo le inchieste giornalistiche. Noi facciamo inchieste giornalistiche, spero di non offendere nessuno, siamo degli addetti stampa, facciamo inchieste giornalistiche. Lo fai con la qualità. Sono convinto che con la qualità si possono combattere certe battaglie, con la qualità dell'informazione. Sono convinto che le aziende abbiano bisogno di giornalisti che sappiano raccontare, fare inchieste, a volte combattendo delle cause, perché no? Anche combattendo delle cause, ma anche per raccontando quello che avviene realmente nell'economia, nella società o su un territorio. Si parla tanto di brand journalism, ce n'è tanto bisogno, però se ne vede veramente poco di qualità. Noi siamo 4 persone nell'area comunicazione, poco fa abbiamo dovuto fare un inserimento nel nostro staff, una giovane ragazza è arrivata, però ne abbiamo visti tante di persone e non si capisce bene che cosa sia il brand journalism, cioè non lo capiscono bene cosa sia il brand journalism. È molto semplice, è prestare le competenze giornalistiche a un'azienda, nel nostro caso a 1200 aziende. E certo bisogna studiare, bisogna sapere che cos'è l'economia, che cos'è l'economia circolare, bisogna sapere un po' di tecnologia, di scienza, di politica, è un duro mestiere, però secondo me si può veramente fare delle grandi cose e c'è un futuro, almeno noi abbiamo trovato il nostro futuro all'interno dell'Associazione dell'Industria di Varese, ma ce n'è tanto bisogno. Faccio un esempio, noi abbiamo un progetto Brand Journalism, il brand non è solo quello delle aziende che devono vendere e vanno sul mercato, perché se fosse quello il brand, e quindi vengono a voi la maglietta o la camicia,
perché quello, io a Varese, sulle 1200 associate, ne ho il 5%. Il 95% sono piccole e medie imprese che sono dentro una catena produttiva, che vendono un pezzo, che vanno un altro pezzo, che vanno un altro pezzo. Quindi sono subfornitura. Ma queste sul digitale hanno un grande bisogno di brand, perché ci sono tutte quelle piattaforme di e-procurement che, insomma, detta malamente è l'e-commerce tra imprese, ecco, mettiamola così, hanno bisogno di affermare un proprio brand all'interno del digitale, e c'è bisogno. E noi stiamo cercando di sviluppare, per esempio, il brand di molte imprese tessili della provincia di Varese che non arriva sul mercato finale, e cogliamo un interesse enorme per il mestiere che facciamo. E noi cerchiamo di fare cultura digitale, e poi dopo loro ci dicono: beh sì, bellissimo, fatecelo voi, ma noi siamo in quattro, non possiamo fare per 200 imprese questo mestiere. Però c'è una grande fame di informazione di qualità, di saper comunicare un brand, di saper parlare a giornalisti, agli studenti, ai ragazzi che ambiscono a lavorare nelle imprese, alle istituzioni, quindi ai politici, alle persone comuni, alle famiglie. E quindi ogni volta che noi emaniamo un comunicato stampa, una news o un post su Facebook, noi ci poniamo il dubbio o il quesito a chi stiamo parlando. Ed è, ecco, questo solo per rispondere, che dato il là, per riportare un po' le cose anche alla comunicazione di tutti i giorni, insomma. Bene, c'era la domanda molto sintetica, perché sennò c'ho Marco. Cioè, prego, no, venga qui, se no non si sente, per cortesia. Agli ultimi due interventi, quel distinguo neanche tanto sottile tra giornalismo e non giornalismo e l'etica in ogni ambito. Io ho un'esperienza di ufficio stampa presso una grande università, che è stato, ho fatto dei servizi speciali da inviato a volte in mezzo alle belve feroci, è stato più difficile tra i professori universitari, un analfabetismo della comunicazione. Avendolo denunciato sono stato quasi, ma non ho fatto un passo indietro di un millimetro, questo per dire, grandi università. Poi si diceva, quello non è giornalismo, ma perché su testate giornalistiche eccezionali, televisive, o ci sono, io mi occupo di astronomia, archeastronomia, le cose che girano, gli asteroidi che sfiorano, i cosiddetti neo, che sfiorano pericolosamente la Terra, le lune blu, le lune rosse, le fine del mondo, i millenarismi 2012, qualcuno che ci ha fatto 300.000 copie. Ecco, giornalismo, non giornalismo, dà perfettamente ragione, in ogni ambito bisogna fare una coscienza etica, perché testate giornalisticamente dirette e ospitano continuamente cose di questo tipo. Dico solo un'ultima cosa, ho conosciuto una persona che in occasione della prospettata fine del mondo del 2012, persone deboli, una ragazza ha detto alla mamma: moriamo abbracciati quel giorno. E sapete quanti hanno venduto di libri su questo argomento nelle edicole? È una cosa di scandalosa. Allora, io ringrazio tutti. Un attimino prima dell'applauso, ma poi non me lo merito l'applauso. Due puntualizzazioni, visto che abbiamo una platea di giornalisti. Una che, tenete conto, nel mio settore, per esempio, non si possono più fare impianti fotovoltaici a terra in Italia, perché c'è stata anche una campagna stampa contro gli impianti fotovoltaici a terra. Beh, vi voglio dire una chicca. Uscì un articolo dove si diceva che l'impianto fotovoltaico provoca elettrosmog, d'accordo? Cioè radiazioni elettromagnetiche. L'impianto fotovoltaico lavora a corrente continua, e qualsiasi studente di fisica al primo anno vi può dire che la corrente continua non provoca radiazioni elettromagnetiche di sorta, perché serve la corrente alternata a una certa frequenza, d'accordo? Allora, e per dirlo, questo non era Le Iene, era la pagina culturale del Corriere della Sera, dove c'era questa chicca, intera pagina contro il fotovoltaico, d'accordo? Altra cosuccia che vi voglio dare come indicazione, poi chiudo, se no Marco poi mi morde, e la differenza. Allora, io come attività complementare scrivo per imprese, d'accordo? Brand journalism. Scrivo articoli per le imprese che vanno sui loro siti. Ho fatto una proposta commerciale, un preventivo,
vi dico anche la cifra, 80 euro a notizia, che non è male per 2000 battute, e abbiamo venduto un pacchetto da 30. Dopo la firma l'amministratore delegato mi ha detto: beh, adesso che ho firmato Ferraris posso dirglielo, io non pensavo che le notizie costassero così poco. Ora, 80 euro è quanto viene pagata un'intera pagina su un quotidiano a diffusione nazionale oggi. Ecco, rendiamoci conto, quando parliamo di notizie, informazione e valore delle stesse, che in realtà, con ogni probabilità, c'è una prateria anche dal punto di vista lavorativo, se sappiamo essere sufficientemente svegli da intercettare questa domanda. Io ringrazio i miei ospiti e adesso passo la parola a Marco per la prossima sessione. Grazie mille. Grazie.